Gli incidenti sul lavoro sono quotidiani, con una media di 4 morti al giorno, e il fatto ha avuto risalto sui media per una straordinaria gravità, rompendo la fatta delle narrazioni della campagna elettorale e la gara a chi la spara più grossa, a destra come a sinistra. Davanti ai cancelli dell'azienda Lamina, dove ieri sono morti 3 operai per aver inalato dei gas tossici, l'azienda adesso è sotto sequestro e c'è un'indagine per omicidio colposo plurimo. Siamo come al solito a piangere dei lavoratori caduti sull'altare del profitto praticamente. In una città poi come Milano è ancora più grave questa cosa, perché la cosiddetta capitale avanzata d'Italia, la capitale morale, ancora oggi succedono situazioni come Torino 10 anni fa, morti sul lavoro per risparmiare su sistemi di sicurezza, su finanziamenti agli ispettori del lavoro. Gli operai hanno detto che l'azienda era un modello nella sicurezza. Cos'è che non funziona? Quello che non funziona è il fatto che, nonostante la cosiddetta legge 81, il testo unico sulla sicurezza, sia formalmente la più avanzata sulla sicurezza, comunque mancano i controlli, ma perché i controlli mancano? Perché non ci sono i finanziamenti, mancano gli ispettori, cioè la sicurezza sul lavoro è come se fosse una partita persa dall'inizio praticamente. Fa tanta tristezza, tanta amarezza che dei compagni scoordinati che non abitano nemmeno qua a Milano devono buttar lì un sms e vedere cosa succede. Ma che vergogna! Una città proiettata in Europa, una città di 1,5 milioni di abitanti, con tanto di organizzazione, ma io o vivo io su un altro pianeta, ma cosa deve succedere anche per scuoterci? Oggi siamo qui in un presidio in solidarietà ai 3 morti, uno è grave ancora al San Raffaele, però in realtà in Italia si parla di una strage sul lavoro, circa 3 morti al giorno, 1,000 all'anno, poco più di 1,000. Perché secondo te continua questo scandalo, di cui peraltro se ne parla solo ogni tanto? Quella della statistica dell'elenco dei morti che ogni anno facciamo, viene fatta, è la dimostrazione qua che non è questione di un'azienda dove vengono rispettate alcune misure, alcune sì, alcune no. La questione è molto più generale, molto più ampia, è un sistema, come diceva prima l'intervento dell'operaio pochi minuti fa, è un sistema, che è quello il capitalismo, che costringe i lavoratori a lavorare in condizioni molto spesso, e lo vediamo, di rischio per la propria vita, perché davanti alla vita dei lavoratori, alla qualità della vita dei lavori, si mette il profitto. Questo è il capitalismo. Pure di questa azienda si dice che sia un'azienda modello, gli stessi operai parlano bene anche della sicurezza, anche se ieri un rilevatore pare che non abbia funzionato. Ma guarda, questo ti va a confermare quello che ti ho detto. All'interno di un sistema qualcosa può anche funzionare, la questione è che nella stragrande maggioranza dei casi le cose non funzionano. E cosa si dovrebbe fare secondo te per abbassare questa strage? All'interno di questo sistema la risposta non la si trova. Un sistema dove davanti vengono messi gli interessi dei lavoratori e dei cittadini, e allora le cose funzionano in maniera diversa. Noi siamo qui per i lavoratori. No, aspetta, non ingaggiamo discussioni. Noi siamo qui per solidarietà. Io lo sapevo, magari capito, vedevamo noi. Io dico solo una cosa. Parlavamo. I padroni. Ce li hanno i cani, Noi abbiamo un titolare. Dove leggi la parola padroni? No, io te lo dico. L'avete detto voi adesso, padroni. Posso chiedere perché si è così arrabbiato? Noi non abbiamo un padrone, abbiamo un titolare e gli portiamo rispetto per tutto. Li portiamo. Il mio turno è 1:30, ho finito il mio turno. Abito qua, sento le sirene e sono venuto giù.
E la manutenzione è stata fatta recentemente? Sì, neanche un mese. Ma un'ultima domanda, ma di solito quando si scende in quei locali è previsto l'uso di maschere avere delle maschere nel caso in cui ci sono stati incidenti? Sono i sensori, non lo so cosa sia successo. Però voglio dire, in dotazione dovrebbero esserci delle maschere nel caso in cui accade qualcosa, che tu sappia? Che io sappia, no. E avete fatto tutti un corso sulla sicurezza? Certo. Quindi sapevate come comportarvi in questi casi qua? Non so cosa sia successo. Io abito lì, cioè, ma ieri è morto mio cognato, qua è morto, sì, sto gli occhi. Ma hai ragione, cioè, hai ragione, ma rendi conto di questo è un simbolo ormai diventato. Non è un simbolo. Bisogna accettare perché che noi è abbiamo diventato un titolare. Un titolare che lo portiamo così, lo portiamo. Abbiamo i nostri motivi. Noi qua dentro siamo una famiglia, siamo un po' che operai, siamo una famiglia qua dentro. Siamo sempre così. Questa non è certo la fabbrica che parlava Iannacci di Vicentina, della Innocente, di 10.000 persone. Però proprio perché si è in poco, perché si è in pochi, si diventa tutti una famiglia, succedono delle cose e bisogna prenderle atto, che sono un esempio per gli altri.